Ho visto le prime tre puntate della quarta stagione di The Boys. Come sapete, io non seguo molto le serie TV, sono più incline a, diciamo, guardare le stagioni successive di serie che avevo già iniziato tempo fa, oppure che sono importanti perché se no non capisci il film di sto cazzo e così via. E quindi questa The Boys l'avevo iniziata ormai a tempo immemore, trovate recensioni sul canale della seconda e della terza stagione, e adesso trovate anche quella delle prime, diciamo, tre puntate della quarta, che appunto forse ho trovato anche quella di Gen V, non lo so, non mi ricordo perlomeno. Vabbè, dico che Gen V a me ha fatto davvero cacare perché è proprio brutto e i protagonisti sono personaggi odiosi. In generale è una formula un po' stancante quella di The Boys, per quanto ci siano personaggi e storie molto interessanti, non quella di Frankie e Kimiko, mai. Ormai, sapete, è passata di moda la serie che critica i supereroi. La serie che critica i brand è diventata ormai un brand effettivo con spin-off, tazzine, mutande. Ormai anche The Boys potremmo dire che è diventata stucchevole ed è caduta, diciamo, nel meccanismo che voleva. E infatti è da 2 stagioni che non succede davvero un cazzo. La cosa che mi irrita e che mi dispiace sta anche in questi episodi è che tutto potrebbe risolversi sempre in 2 secondi. Perché cazzo, c'è Patriota che è la Newman ancora di più, che ha davvero la pistola puntata contro di tutti, ma non fanno mai un cazzo. Non si fa mai un cazzo, perché la serie deve andare avanti e proliferare. Anzi, purtroppo hanno detto che la quinta sarà l'ultima. Non perché sia brutta, semplicemente perché almeno dai una conclusione. Per una serie che sta tirando troppo le redini. A me queste prime 3 puntate hanno comunque tenuto alta la soglia dell'attenzione. Ma in generale io ho davvero ritrovato troppe cose ripetitive e ancora una volta in 37 occasioni Patriota poteva uccidere 40 personaggi, non ha fatto un cazzo. Nessuno fa mai un cazzo. E qui, scusatemi, ma è di una forzatura. Se volesse davvero usare questa serie, sarebbe durata, se provo lì, renderla lunga, 3 stagioni e via. Qui non c'è l'appeal della seconda, della terza, della prima. C'è, diciamo, questo confronto tra gli Starlighters e i sostenitori di Patriota dopo quello che ha fatto Patriota nel finale della terza. Ma anche qui è una contesa troppo semplice, ti viene mostrata solo una scazzottata, tu non senti il peso delle lezioni, non senti tutto, al massimo senti nel primo episodio, ma già nel secondo e nel terzo te ne dimentichi. E mi dispiace. I due nuovi personaggi introdotti. Ah. Io sti nuovi 7 non riesco a vederceli più di tanto, per ora sono 6, però il settimo posto è per Ryan. C'è Firecracker, che è questa, diciamo, tipica utente di 4chan, mentre invece poi c'è questa sapientona, Sister Sage, che è un personaggio fastidiosissimo, che va, vediamo che cosa ha da riservare, ma secondo me sarà ancora un'altra volta il classico personaggio one shot di una stagione. E ancora una volta abbiamo Patriota incazzato, ancora una volta abbiamo Ryan che è indeciso tra Butcher e Patriota. Mi dispiace perché Butcher ha una storia interessante, ma non viene mai davvero esplorata. Latte materno è diventato una testa di cazzo. Frenchy dovrebbe essere più interessante, ma ancora una volta la sua storia è quella di Kimiko, è davvero banale. Yugi è sempre il mio personaggio preferito, attimo a Butcher, per quanto anche lui qui ha una parte interessante nella terza puntata, ma non accade mai qualcosa di vero. È una serie che ristagna, e ancora una volta, una cosa che vi dico, per me questa serie qui ha raggiunto il minimo di qualità visiva, proprio a livello di fotografia, tranne in certi momenti in cui ci sono luci artificiali. La luce naturale qui è orribile, ma davvero, sembra uscire un film amatoriale fatto con 3 euro. È proprio brutta da vedere. E poi c'è il classico voler esagerare, rincarare la dose. Ma sì, va bene, facciamo esplodere cazzi. Il classico tocco un po' alla lantima. Guardami, guardami quanto sono eccessivo. Guardami quanto sono eccessivo. Ricordati di comprare il mio marketing. Ma guarda, noi sì che siamo eccessivi, eh. Altro che questi prodotti di supereroi che tanto amate. Signore, c'è una crisi nei prodotti supereroi, non importa, li amano comunque, guardateci mentre li distruggiamo. Quindi mi dispiace perché è una serie che ha sempre avuto anche quei tocchi che la facevano risalire
Basti pensare a, non lo so, le prime tre puntate della prima stagione per me sono meravigliose, poi dopo s'affossa un po' la prima stagione, ristagna già lì. La seconda stagione ha tutta la parte del finale o in generale del confronto con Stormfront, oppure il trio Yugi, Butcher e Soldatino nella terza è micidiale, è bellissimo. Qui davvero l'ho trovata spenta, non lo so, mi sembra, boh. Temo che questa sarà la stagione di passaggio per arrivare al finale, ma sinceramente, se da una parte la parte migliore di queste tre puntate sono quei momenti in cui tu capisci che The Boys ormai sono all'indice, Butcher non è più il capo, c'è anche il personaggio di Jeffrey Dean Morgan, Butcher ha pochi mesi di vita ancora. Quelli sono i punti più interessanti perché capisci che la storia sta arrivando a una svolta, ma l'ennesima volta in cui Eitrain ha dei ripensamenti, l'ennesima volta in cui l'abisso guarda quel polpo e se lo vuole scopare. Cioè, tu davvero capisci che è una serie che sta ristagnando anche fin troppo. Mi dispiace davvero, perché comunque è una serie che mi piace guardare, perché alla fine ti prendi in un modo o nell'altro, tranne quando ci sono le scene con French e Kimiko che sono davvero noiose all'inverosimile, però ancora una volta davvero serve ancora portarmi alla convention come nella seconda puntata di Terrapiattisti per farmi capire che se una serie anarchica è diversa. Ancora una volta ci vuole davvero quella nudità lì obbligatoria, o ci vuole davvero il paragonare un supereroe a un fascista, davvero ci vuole questo per capire che sei anarchico davvero. Tra questi e l'Antimos, davvero il livello di gente che deve per forza mostrare quanto fa le cose anarchiche rispetto agli altri nell'ultima settimana è lievitato fortemente. Per quanto io lo dico, per me però questa stagione non è né sufficiente né insufficiente. Sta in quel limbo, piccolo limbo lì. Se le altre stagioni comunque si apprestavano alla sufficienza o anche un pochetto di più, questa qui io me la tengo in sospeso, banalmente perché ho visto tre puntate, ma anche le tre puntate della terza, già ti prendevano di più, già capivi che era un setting diverso. Qua quale dovrebbe essere? Quello elettorale? Non lo so, sarà che sono sceso un po' dal treno dove ho visto per l'ennesima volta Cuglio esplodere in maniera nemmeno mai naturale, ma solo gratuita. Deve stare lì per forza. Guai a voi se mi dite che il fumetto è identico, perché io qua sto analizzando la formula televisiva. Non lo so, mi ha un po' stancato. Poi ci sono due cameo così inaspettati di attori, vabbè, uno già lo sapete. Sta lì dalla prima stagione, però appare un paio di volte. Ne uno che arriva alla seconda stagione e nella seconda puntata all'inizio, così inatteso. Va bene, quindi mi spiace, ma sto iniziando ad annoiarmi. I personaggi perdono il loro collante, anche i più interessanti come Butcher e Yugi. E non vi cito Patriota perché Patriota è uno dei personaggi più davvero fastidiosamente banali scritti di The Boys, perché davvero sta solo a fare le faccette, essere arrabbiato, essere incazzato, essere incazzato. Si auspica che venga, diciamo, analizzato un po' il suo passato e spero che questa stagione possa avere dei risvolti interessanti che la rendano particolare a suo modo e non semplicemente un ponte tra la terza e la quinta. Lo spero, perché per ora, sinceramente, sì, non nego che vorrei continuare a vederla perché alla fine è una serie che comunque ti prende. Ma dovessi dargli un colore, banalmente, perché voi dite un colore, cazzo dici? Però un colore, un tono, un ritmo, un'idea, un'atmosfera che la distingua, io ancora non riesco a ben vederla. E mi dispiace. Anche Irogasm, l'altra stagione, che era forzatamente scurrile, dava comunque un'atmosfera. E lì, vabbè, c'è lo scontro migliore di The Boys, che è quello fatto, che secondo me quello deve essere il fine di stagione, tra Butcher, Patriota e Soldatino, in quella casa lì. Finale della terza la fossa un po'. Però, va. Speriamo che ci sia la legge del contrappasso, allora, all'inizio sia un po' moscio, ma il finale sia una bomba. Io lo spero, ragazzi. Davvero, se mi dite che la quinta è il fine di stagione, questo finale non deve finire con Patriota arrabbiato, se ne torna a brontolare, a segarsi da solo nella sua casa. No, io voglio che accada qualcosa di serio e faccio dire porca troia, qui non si scherza, perché adesso davvero siamo all'ennesima volta in cui mi devi passare quel file perché il tizio incazzato ha capito che anch'io sono incazzato. Ah, cavolo, sì, Patriota è arrabbiato, lo sai? Oh no, noi siamo cattivi, facciamo i diti medi addirittura, La Marvel li fa i diti medi, Li fate? Non lo so. Ancora, 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 ancora. Siamo sicuri che il pubblico
reggerà. E comunque, questi personaggi sono sempre meglio di quelli di Gempi.